Credo che tutti quanti noi abbiamo sperimentato questo nella nostra vita da credenti, e cioè il combattimento, l'attacco dell'avversario che si muove, che si fa avanti nel momento in cui forse il Signore ci sta in modo particolare benedicendo, nel momento in cui stiamo crescendo nella grazia, nel momento in cui chi alle prime volte viene toccato dalla parola del Signore. Ecco, questo è un dato di fatto. Dal punto di vista spirituale il Signore ci davvero desta l'attenzione, ci richiama all'attenzione di rimanere veglianti, di stare in guardia, perché c'è un nemico, il leone ruggente, che va attorno ed è pronto a divorare chi gli possa capitare a tiro. Dal punto di vista spirituale forse qualcuno di noi proprio in questo momento sta sostenendo qualche attacco, forse dal punto di vista spirituale davanti a te stai vedendo che il nemico si sta spargendo lì davanti ai tuoi occhi. Davide poté vedere in quella valle sicuramente un nemico che era numeroso e che era pronto per fargli guerra, ma ricordiamoci, fratelli e sorelle, che il Signore è più forte di colui che è nel mondo, che il Signore è con noi. Noi sappiamo che lo scopo dell'avversario è quello di toglierci il nome di Gesù dalla nostra bocca. La battaglia dell'avversario è quella di far demolire la nostra fede nel nostro Signore Cristo Gesù. L'avversario poco importa quello che noi facciamo. All'avversario poco importa che macchina abbiamo, che auto abbiamo, che lavoro abbiamo, qual è il nostro conto in banca, qual è la nostra condizione spirituale. A lui interessa che noi non siamo dei credenti veraci in Cristo Gesù. Davanti a situazioni spirituali di combattimento, noi possiamo chiedergli, come piccoli fanciulli che si rivolgono al loro Padre Celeste: cosa devo fare, Signore? Cosa devo fare? Devo andare in battaglia? Me li darai nelle mani? Davide non si appoggia sulle sue forze, non si appoggia sulle sue milizie. Davide non va a in qualche modo conteggiare il suo esercito o comunque a verificare se era pienamente addestrato per muovere guerra ai filistei, ma Davide si appoggia completamente all'Eterno, perché sa che le battaglie le porta a compimento l'Eterno. Se ci fosse questa fiducia, fratelli e sorelle, sempre nei nostri cuori, vedremmo il livello dell'ansia, delle preoccupazioni che assalgono la nostra mente e il nostro cuore abbassarsi notevolmente. Dove inizia l'ansia, termina la fede. Ma dove inizia la fede, termina l'ansia.